Una buona gara, una buona prestazione, abbiamo da questa settimana intrapreso un percorso più o meno nuovo, i ragazzi mi sembrano motivati, sono contento di quello che hanno fatto, di come hanno giocato, di quello che hanno espresso in campo, bisogna ancora migliorare, ma va bene. Se consideriamo che la Fenice l'anno scorso ha vinto il campionato e noi eravamo secondi e abbiamo vinto i playoff, posso dire che dall'anno scorso qualche passo in avanti sicuramente l'abbiamo fatto a tutti i punti di vista, la squadra e la società. Il tecnico del Sulmona Futsal, Benjamin Fonte, commenta così l'ampia vittoria di sabato scorso contro la Fenice di Avezzano per 11-2. Il match ha fatto registrare i rientri dalle squalifiche di Junior e Sanchez. Per entrambi 4 reti a testa, con una del fuoriclasse brasiliano viziata da un autogol. A sancire il successo inoltre la doppietta di Palladino e la rete di Porcù. Tra i pali c'è stato l'impiego di Antonio Silvestri, che per scelta tecnica, come spiegato dall'allenatore Fonte, ha giocato l'intera partita. Questa è una delle prime esperienze in C1 con il Sulmona. È stato bello portare questa società in C1 e siamo tornati a fare una categoria che abbiamo già calcato altri anni. Liberatore pure è molto soddisfatto di questo traguardo. Ci tiene tantissimo a questa squadra e a questa società. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro e un gruppo straordinario. A prevalere proprio la forza del gruppo, in quanto ognuno si fa trovare sempre pronto quando è necessario. La tua prestazione quest'oggi dimostra l'impegno che c'è da parte tua, sei sempre a disposizione quando è necessario, entri in campo e difendi nel migliore dei modi questi colori, questa maglia. Ci alleniamo sempre tutti bene al massimo, sono sempre tutti pronti per entrare e dare una mano alla squadra. Forse è questa la forza di questo gruppo, proprio questo spirito di corpo molto forte. Nessuno gioca per se stesso, ma si gioca per tutti, per il compagno. Ci si impegna, si corre, si lavora bene in settimana e poi il sabato si raccoglie quello che si è seminato. E adesso due gare davvero impegnative, sabato a Celano contro lo Sport Center, poi tra 15 giorni qui al Palazzetto Nicola Serafini arriverà il Futsal Lanciano. Come vi preparerete tecnicamente e mentalmente a questi due scontri importanti, a cominciare da sabato a Celano? Sicuramente sono due partite importanti, saranno due partite molto complicate, cercheremo di impegnarci e di fare il massimo durante la settimana, da questo probabilmente si deciderà quello che sarà il nostro futuro. Se dovessimo far punti potremmo ancora sperare, se non dovessimo farli probabilmente no. Sono fiducioso perché i ragazzi, ripeto, sembra che abbiano più voglia di prima di impegnarsi, probabilmente hanno capito che i passi falsi fatti con squadre che sono molto distanti da noi sono dovute a leggerezza e ad approcci sbagliati, quindi io di questo sono contento, oggi hanno fatto questo, però una rondine non fa primavera, vediamo sabato prossimo quello che succede.